Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Due concetti collegati alla disfunzione erettile. Spesso si va immediatamente alla ricerca di una terapia con le compresse, inibitori delle 5-PDE, sildenafil, tadalafil, vardenafil o quant'altro, senza andare talvolta invece a verificare le cause che possono essere sia di tipo vascolare, ben venga, o di tipo ormonale, e di questo ne parliamo spesso, talvolta anche di tipo metabolico. Ad esempio, vorrei soffermarmi su due fattori principali, ad esempio la presenza di livelli aumentati di omocisteina, la iperomocisteinemia è una delle cause principali di problematiche vascolari. Senza addentrarci nell'argomento, è un aminoacido derivato dalla metionina, ha tutto un suo ciclo di metabolizzazione che possiamo approfondire in qualche altro video, anche se, ripeto, non sono un biologo, quindi ci sono persone più preparate di me che possono farlo. L'omocisteina, essenzialmente, senza entrare in grossi dettagli, ha un'azione inibitrice alla vasodilatazione, nel senso che tende a inibire il rilascio, la produzione e il rilascio di ossido nitrico da parte delle cellule endoteliali e trasforma tra l'altro l'ossido nitrico in ossido nitroso, che non ha un'azione vasodilatatoria e quindi, per antitesi, un'azione di tipo vasocostrittivo. Questo quindi chiaramente si ripercuote su problematiche erettili, ma anche, se allarghiamo il concetto a livello sistemico, può essere un campanello di allarme la disfunzione erettile da iperomocisteinemia per problemi cardiovascolari che potrebbero subentrare in futuro, anche spasmi alle coronarie o alle arterie cerebrali. Per cui sempre attenzione al fatto metabolico e facciamo sempre dosare al nostro paziente l'omocisteina quando ci confrontiamo con un paziente di media età o con problematiche metaboliche, quale ad esempio il diabete o un grosso fumatore o un iperteso, comunque già predisposto a patologie vascolari, prima di andare a fare subito uno studio mirato ed esclusivo dei corpi cavernosi. Altra cosa, la vitamina D. Vitamina D conosciamo, è importantissima, ma può sfuggire la correlazione che c'è tra carenza di vitamina D e disfunzione erettile. Al di là che la vitamina D è un ormone e quindi sotto vari aspetti sicuramente contribuirà alla sintesi ormonale, quindi al nostro setting ormonale nell'uomo, ma numerosi studi hanno visto come la vitamina D abbia proprio un suo potere quasi rigenerativo a livello del sistema cardiovascolare. Sono stati fatti degli studi importanti pubblicati su riviste di diabetologia e dedicate all'apparato cardiocircolatorio, come si è visto che la supplementazione con vitamina D3, parliamo di circa 4.000, non circa, parliamo di 4.000 unità al giorno, ha aumentato il livello delle cellule progenitrici endoteliali, mieloide circolanti, scusate questo termine complesso, che sono cellule in grado, come è noto da chi se ne occupa, di promuovere la rigenerazione vascolare. Analogamente, in topi, quindi parliamo qui di sperimentazione sull'animale, mentre la prima era sull'uomo, la supplementazione di vitamina D ha aumentato il livello di cellule proangiogeniche e quindi accelerando quel processo di riendotelizzazione, quindi di riformazione dell'endotelio vascolare, dopo che era stato creato in questi topi un danno carotideo. Questo come avviene? Perché viene indotta l'azione delle SDF1 alfa. È un derivato delle cellule stromali che è noto sempre dagli esperti come un fattore chemiotattico, quindi di richiamo, per le cellule progenitrici di tipo ematopoietico, cioè ha una potenza angiogenetica. L'attivazione dell'SDF1 alfa è in grado di creare quello stimolo angiogenetico rivascolarizzante utile quindi nel microcircolo. Questo è stato molto applicato nel paziente diabetico, ma vediamo quanta correlazione ci può essere in un paziente con disfunzione erettile, dove noi troviamo un'omocisteina alta e una vitamina D molto bassa, quanto intelligentemente, riequilibrando questi due fattori, potremmo già di per sé risolvere uno, un problema locale che magari sarebbe stato essenzialmente compensato con l'uso di Viagra, di Cialis e di quant'altro. Due, anticipare problemi metabolici cardiovascolari molto importanti. Quindi, ok, fare l'andrologo, ma cerchiamo sempre di avere di fare una medicina funzionale, cioè cerchiamo talvolta anche le cause e non andiamo subito a compensare il problema con un farmaco. Bene, con questo vi saluto, qualsiasi commento di esperti è benvoluto, si cresce nel confronto. Vi saluto, auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.